ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, stiamo passando, noi milanisti intendo, un periodo molto particolare, bisogna ammetterlo. E qui faccio una piccola premessa. Il calo fisico, il calo di prestazioni, il calo di risultati, chi segue il calcio da anni, come il sottoscritto, se lo aspettava. Detto questo, però, devo essere anche sincero nel dire che non mi aspettavo una serie così ripetuta di risultati negativi. Con l'Inter mi potevo anche aspettare un pareggio, con lo Spezia, nonostante il periodo negativo, magari mi aspettavo la vittoria più sofferta, quello sì, ma non una sconfitta del genere. Con lo Stella Rossa, che reputo una squadra veramente mediocre, mi aspettavo una vittoria. Anche lì con fatica magari, e questo che voglio dire, nel senso che mi aspettavo un calo fisico, un calo di intensità e tutto, ma non un calo così drastico di risultati, e questo ovviamente mi dispiace, ma non bisogna abbattersi, bisogna assolutamente rialzare la china e metterci in corsa subito. Con l'Inter ci stava anche la sconfitta, inteso come momento dove cali, infatti le partite che pesano di più sono soprattutto quello con lo Stella Rossa, che comunque un 2-2 fuori casa, l'abbiamo già detto e l'ha sottoscritto anche Pioli, è un risultato positivo. E con lo Spezia, quella è la partita che rimane un po' più sul groppone, considerando che comunque abbiamo avuto anche prestazioni e risultati deludenti contro l'Atalanta, dove magari lì ok il periodo negativo, ma non vai a perdere in maniera così eclatante. Con la Juventus ok, è forte, tutto quello che volete, ma anche lì è possibile, quando perdiamo dobbiamo sempre prendere una mazzata incredibile, poi ci si abitua sempre troppo bene, nel senso che noi milanisti, da che abbiamo passato 9 anni di nulla cosmico, ci eravamo abituati all'idea di qualche mese a questa parte, di 7-8 mesi a questa parte, dove facevamo tante belle partite e tanti bei risultati. Io vi giuro, non vedo l'ora di rivedere la squadra in forma che gioca come qualche mese fa, perché ho veramente bisogno, oltre di vedere il Milan vincere in generale, di vedere delle belle prestazioni, perché il Milan ci ha fatto vedere tanto tanto di bello e non può essere un caso. Domani partita con lo Stella Rossa, speravo che la conferenza di Pioli fosse in mattinata, in realtà è nel pomeriggio. Stamattina i ragazzi si sono allenati, c'è stata anche una live su YouTube che ha documentato il tutto, ed è stato bello vedere i giocatori comunque sorridenti, carichi, insomma quell'idea di gruppo, nonostante i risultati negativi, non è andata via, e dobbiamo basarci proprio su quest'identità che è riuscita a creare Pioli, su quest'unione eccetera. C'era anche Ibra che parlava, si è allenato, ma ha parlato anche parecchio con Pioli, con il suo vice, ma anche con Daniele Bonera. Insomma, vedevo che non si sentiva, ero lì ad origliare con le cuffie sparate al massimo per cercare di carpire qualche parola, invece no, i microfoni erano indirizzati giustamente verso la squadra che faceva il torello, però insomma vedevo che facevano dei gesti tipo così. Pioli imitava i movimenti che si aspetta da Ibra, Ibra contrabbatteva, insomma c'era un dialogo costruttivo, e questa è la cosa più importante. Per quanto riguarda la partita di domani, ragazzi, in teoria dovrebbe giocare Tomori dal primo minuto, è giusto così secondo me dare spazio a Tomori, che sta in forma, è in forma fisicamente ed è preso bene anche mentalmente, ottimo esordio per lui con la maglia del Milan, esordio intendo come sia prima partita ma anche come filotto di partite in cui è stato chiamato in causa. Al suo fianco ballottaggio tra Kier e Romagnoli, con chi era favorito. Anche qui sono d'accordo, per tutto il polverone che si è alzato intorno a Romagnoli, secondo me è giusto che faccia un po' di panchina perlomeno in Europa League, poi insomma si vedrà. E in avanti in teoria dovrebbe riposare Ibra, uso il condizionale perché Pioli parlerà in conferenza pomeriggio, quindi magari ci darà qualche informazione in più. E in avanti dovrebbe giocare invece Leao come prima punta, con Rebic sulla sinistra, e in cabina di regia ballottaggio tra Çalhanoğlu e non mi viene il nome,
e quell'altro, come cazzo si chiama? Vabbè, non mi viene. Sulla destra invece dovrebbe giocare Krunic, non mi veniva Krunic. Sulla destra, pensate quanto ci tengo io e lui. Sulla destra invece dovrebbe giocare Castiglieco. Detto questo, ragazzi, mi aspetto un bel Milan. Ovviamente il calo fisico non può passare da una partita all'altra, però vorrei un atteggiamento diverso, vorrei far subito gol, vorrei che la partita venisse indirizzata subito verso a nostro favore. Non dobbiamo assolutamente sbagliare l'approccio alla partita, è troppo troppo importante, ragazzi, anche perché poi c'è la Roma, ragazzi, e lì ci vuole veramente un capitolo a parte. Si è parlato anche di modulo, ragazzi, perché sapete che il Milan, da che nel recente passato giocava con il 4-3-3, da quando è arrivato Pioli, diciamo, si è inventato questo, cioè adattato la squadra vedendo i valori in campo, ha ritenuto più congeniale usare il 4-2-3-1 che stiamo usando da diversi mesi e che tanta fortuna ci ha portato. Quindi bisogna dire innanzitutto questa cosa qua, perché il modulo ha migliorato, diciamo, le prestazioni anche di gente come Chiesa, che da mezzala magari non ci ha fatto mai tanto impazzire, mentre per quanto riguarda giocare da mediano sicuramente si trova anche meglio lui. Le alternative, ragazzi, me le sono segnate qua, le alternative. Sicuramente quella più plausibile potrebbe essere il 4-4-2. Poi c'è anche il ritornare eventualmente al 4-3-3, e qua ci metto un asterisco, ora vi dico una cosa. L'altra alternativa è giocare con il 4-3-1-2. Anche questa potrebbe essere una soluzione, perché andresti a giocare in avanti con due giocatori più di peso, con Çalhanoğlu dietro le quinte, dietro le punte, eccetera. Il 4-3-3 che vi dicevo prima, diciamo che da un lato mi metto un po' di ansia il fatto che si torni nel ruolo che non gli era tanto congeniale, vale a dire la mezzala. Dall'altro lato lì si potrebbe avere Tonali in attesa di Bennacer come vertice basso, che invece nel suo caso è il ruolo che ha ricoperto nel Brescia e che sicuramente mastica meglio. Ora, a prescindere dal modulo, penso che sia importante iniziare ad avere un po' di varianti non a partite in corso ma sin dal principio. Quindi bene il 4-2-3-1, continuiamo con questo modulo, ma magari in alcune occasioni sarebbe bello vedere anche un modulo diverso, anche per cercare di essere meno scontati e magari per creare nuove trame di gioco e stupire, e prendere in contropiede un po' l'avversario, che magari si aspetta un determinato gioco dal Milan e invece possiamo variare, perché secondo me abbiamo giocatori adatti a qualsiasi tipo di ruolo, che si possono anche adattare bene in ruoli diversi, anche perché è stato l'anno degli adattamenti questo, abbiamo visto gente giocare in ogni dove. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo che domani ci sarà la live reaction su Twitch, ma prima ci sarà il pre-partita qui su YouTube, poi ci sarà il vlog post-partita e poi il giorno dopo ci sarà la live reaction, del meglio della live reaction su YouTube. Per adesso è tutto, grazie mille, ragazzi, buona serata e a domani. Ciao!